L'iniziativa di oggi, Stupefacente una vita senza droga, è una conferenza sul tema delle tossicodipendenze organizzata dagli studenti novaresi. Stu.net è la realtà che ha organizzato questo incontro, questo evento, ed è nata dalla necessità dei ragazzi di mettersi in rete, quindi la necessità di studenti partecipanti attivamente alla vita della città che vogliono effettivamente collegare i vari istituti, sono 5 istituti novaresi, e vogliono davvero condividere informazioni, progetti, elaborare dati, elaborare tematiche vicine a loro o anche magari più distanti. Quindi questo ci auguriamo possa essere il primo di una serie di eventi e di istanze partecipate portate dai ragazzi. Ci vuoi parlare un po' di questa iniziativa di oggi sulla droga? Sì, l'iniziativa è stata, come è già stato detto nell'introduzione, è stata organizzata soprattutto dai rappresentanti d'istituto, di questi 5 istituti, ma non solo. Infatti molti altri ragazzi hanno preso parte attivamente all'organizzazione e alla gestione tecnica della cosa. E l'evento coinvolge Dondino Campiotti, degli operatori del NOT, che è un nucleo operativo tossicodipendenza della prefettura, degli operatori del SERT, che è un servizio tossicodipendenze dell'ASL, che fa prevenzione e assistenza psicologica ai tossicodipendenti, e Domenico Rossi di Libera, che poi parlerà dell'aspetto sociopolitico della questione. Come si chiama l'evento? Stupefacente una vita senza droga. Ok, e quali sono questi 5 istituti che sono coinvolti? Il liceo classico e linguistico Carlo Alberto, il liceo scientifico Carlo Alberto, il liceo scientifico Antonelli, l'istituto tecnico Fauser e il liceo delle scienze umane Contessa Tornelli Bellini. Ok, tu sei? Riccardo Mangione del liceo classico. Grazie.